Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Ori, secondo capitolo. Allora, mi sono teletrasporticato qua e sono andato nell'acqua che finalmente è limpida. E dopo dovremmo anche qua perché l'acqua è limpida. E qui c'è qualcosa nel buio. Cerca di entrare nella grotta. Oh, la grotta l'ho trovata! Oh. E quindi sì, sono andato qua e ho trovato questo individuo. L'acqua pulita, ci sono grotte da esplorare. Non posso saltare in alto come te, ma ho un grande entusiasmo. Con entusiasmo tutto si trasforma in avventura. Ok. Ok. Eccoci qua. Abbiamo preso questo, vedete, sono nell'acqua. Molto, molto bello. Peccato che nell'acqua non possiamo fare un cazzo. Questi cosa sono? Prima la proprietà velocemente. Lo sto facendo. Interessante. Bello. Dove siamo? Guardate, prendo un po' di ossigeno. Cosa c'è qui? Oh, che cosa grandissima. No, ma che cosa bella. Siamo contenti. Questo gioco offre tante soddisfazioni. L'esplorazione, l'esplorazione. L'esplorazione. Se mi salto per poco. Chissà questa sabbia cosa si fa. Ok. Oh, ma siamo qua. Che gioia inaudita e gradita. Dice che c'è qualcosa. Io non vedo niente. Scusate, eh? E ci siamo stati qua a prenderlo. Chissà cosa vede lui che io non vedo. Aspettate, scusate. Vede qualcosa che io non vedo perché dice che c'è un qualcosa qui. Boh, non lo so. Adesso entrerò qua e vediamo. A meno che non ci sia qualcosa qua sopra. No, non c'è niente. Qua sopra? Effettivamente non si capisce una bella matta. Cazzo, vabbè, dai, non importa, entriamo. Ah, ecco, a posto. Salve. Oh. Salve, benvenuto nella mia umile dimora. Ma io ti ho già visto in giro. Devi essere un esploratore. Beh, c'è un luogo da esplorare e tu sei proprio l'ospite giusto. Il bosco silente. Lo farei io, ma temo che il clima non sia adatto alla mia costituzione. Insomma, pioggia, cenere, morte dal cielo. Quindi vacci tu, quindi vai tu a morire. E poi raccontami tutti i dettagli e i pericoli. Aiutami a completare questo progetto e ti farò un ottimo sconto su qualsiasi mappa di cui tu abbia bisogno. Qualsiasi. Se queste mappe. Su queste mappe ho annotato alcuni appunti basati sulle mie ricerche. Sì. 2000, 3000, 4000, ma scegliesoso! Mostra tutte le cellule energetiche. Mostra tutte le cellule vitalo. Mostra i frammenti spirituali. Oh, mi sto morendo. Se tu mi fai uno sconto, però ti faccio prima la quest. Grazie, perché insomma, se posso risparmiare. Ok. E io sono invece. Dove sono? Io che mi sono perso. Non lo so. Vabbè, non lo so. Dove sono? Sono qua. Sono qua. Io voglio sapere. Sì, devo fargli il bosco silente, devo andare a cosare il bosco silente. Ma il bosco silente non l'avevamo già visto noi? Valle di Tomok, palude, luoghi, la sorgente, così lo vedo meglio. Palude, radura, la sorgente, laghi, palude, il bosco silente. L'ho già sentito da qualche parte. Cosa c'è di bello? Oh, questo sì che è una cosa piacevole. Scusi, ti rompo un po' casa, non è successo niente, eh? Cioè, se sa, c'è una cosa che capitano. Olè, trovata. Sapevo che ci fosse qualcosa, tanto insomma, dai. E quindi andiamo di qua. Ok, non c'è nient'altro da rompere? Evidentemente sì, si sarà arrabbiato. Io ho rotto mezza casa. E vabbè, oh, aspetti un attimo, va. 1494.
Va bene, ho capito che devo andare a visitare questi boschi silenti. Però. Tu non è che mi hai detto qualcosa. Lupo vorrebbe davvero disegnare la mappa del bosco silente. Esplora il bosco silente e porta qualcosa di interessante, Lupo. Io il bosco silente non so dove sia, però. Se tu mi dicessi qualcosa tipo dov'è il bosco silente, io te ne sarei grato. Purtroppo non ne ho idea. Vabbè, andiamo a fare quello che volevo fare prima. Andiamo di qua. Oh, mi hai dato questi. Ok. Vai, vai. Eccoci qua. Allora, dove cavolo devo andare qua? Ok. Salviamo perché è giusto. Oh, grazie. Di sotto qua, così andiamo anche a vedere questo posto che ci ha dato da esplorare. Ecco quello che aveva aperto prima, quindi c'è doppia apertura, interessante. E qui c'è quel coso solito, dimmi qualcosa. È venuto e ha allargato il foro. Non era un piccolo foro, ma una grossa, ma una grotta intera. Ci serve una luce per scendere giù l'oscurità, e siamo nella merda, insomma. Quindi io dove sarei esattamente? Sia il bosco silente? Non lo so, chiedo, fantastico. Ok, è stata una bella figura di merda. Dopo questa figura di merda. Oh, porca miserica. Non so esattamente come sgabignarla. Ma no, non mi devi cadere giù, ragazzo. Che cazzo. Mi serve una lousa. E la lousa come la faccio, la lousa? C'è qualcosa che non mi è molto chiaro, eh? Ah, l'oscurità mi avvolge. Allora, ci deve essere qualcosa di più chiaro che al momento mi sfugge. Se rimango troppo, mi avvolge l'oscurità. Se vado, forse... Non riesco a capire, ragazzi, scusate, lo so che sono a palla, ma non riesco proprio a capire. Ci deve essere qualcosa che mi sfugge. No, no, non andare di qua. Vedete? E però dopo l'oscurità arriva. Per me devo avere qualcosa che adesso non ho, perché è lo spirito che mi aiuta. Però poteva anche venire a aiutarmi a fare un po' di lousa. Vabbè, comunque secondo me non abbiamo modo di accedere alla lousa. O mi sfugge a me, perché può darsi che mi sfugga a me, eh? Vediamo un po'. Non vedo possibilità di farlo. Non lo vedo, ragazzi, mi dispiace. Non so come salirci. Vabbè, abbiamo altro da fare, possiamo farlo. Però la lousa che mi ha chiesto lui. Ci sarà una luce per scegliere laggiù. L'oscurità fa male. Effettivamente ha ragione. Ma la lousa non ce l'ho. Quindi per adesso me ne andrò. Fa che rima. Allora, vediamo dove devo andare. Mamma mia, quanta concentrazione di roba c'è qui. Devo ricordarmi che ho fatto una cacata, perché qui c'è qualcosa. Ah, ma non posso andarci, scusate. Purtroppo la vecchiaia non è implacabile su di me. Allora, andiamo a vedere se riesco a salire, ma dubito. Allora, qua ci arrivo. In teoria no, non ci arrivo. O mi manca un altro salto, ma dubito che ce ne sia anche un altro. Sarebbero troppi, 3 per me sono più che sufficienti. Non riesco a saltare lì. A meno che non ci arrivo da qua. Ok.
Ok, ce l'ho fatta. Questa l'avevo presa. Ok. Grande. Mi sei piaciuto. Accidenti, ho fatto una cacata. Ok. Qui non si rompe niente, vero? Però qua mi sarebbe piaciuto andare. Vediamo un po'. Se si va, un motivo ci sarà, così dite voi. Ok, salve. Avete avuto un nuovo frammento spirituale. I nemici rilasceranno più sfere di luce spirituale, ma avranno più vita e infliggeranno più danni. Cioè, farmo meglio, ma mi spaccano il culo. Questo qui è quello che volevi dirmi, vero? Anche che cosa credevo, insomma. Allora, se vado giù. Vado giù. Qua devo arrivarci, in qualche modo ci devo arrivare. Tanto che siamo qua sopra, guardiamo se c'è la possibilità di andare da qualche altra parte. Col cazzo mi ha risposto. E quindi no. Allora. Ok. Ci deve essere un modo per arrivare qua sopra. Al momento non lo so quale sia. Non c'è un modo di capirlo. Ok, vediamo cosa si dice. Sempre più mock vengono alle radure ogni giorno. Per questo cerchiamo, chiediamo a Gom di aiutare a rendere più belle. Lo faremo noi, ma siamo piccoli e preferisco giocare. Sono salito, che bello. Allè. Oh, che cosa gradevole. E adesso ci attacchiamo al cazzo, perché non facciamo niente. Va bene, dai, sono contento lo stesso. Abbiamo fatto tanto. C'è qualcos'altro, in effetti, eh? Che non è mica finita. Porca miseria, ok. Bisogna stare molto attenti. Eccoci qua. Alto là, nessuno può passare, la grande vedetta che sarei io. Sono qui per Tridula, la cacciatrice. Vuole mangiare i mock, la nostra deliziosa zuppa di molluschi, di palude. Puoi passare, spirito? Ma questo che cazzo, cioè non ho capito un cazzo di quello che ha detto. Vabbè, comunque questa è una zona nuova. Oh, oh, salve. Oggi è il tuo giorno fortunato, di solito la fila per la zuppa è lunghissima. A volte arriva addirittura a Grom. Ma la zuppa ne vale la pena. È così calda, melotata. Ok. Salve. Mi hai portato erbe piccanti? Dove le hai trovate? Crescono soltanto su superfici aspre e devono essere raccolte con la luna piena. E sono proprio ciò che mi serve per preparare una perfetta zuppa di molluschi di palude. Che delizia rara. Grazie, cosa mi dai? Hai trovato un nuovo oggetto missione. Una polivalentezza di mock con i molluschi di palude. Che cazzo ci devo fare io? Trova qualcuno che cerca di un pasto caldo. Oh no, scusate, pensavo ci fosse qualcosa di interessante. Invece, l'unica cosa interessante è la mia pirlagine. Quella è proprio interessante. Allora. Ok. Penso e credo. Rilassati, però. Ci dico, ce l'ho fatta. Non so cosa sia, però. È sicuramente niente di buono, perché non posso fare niente. Non c'è nulla, quindi ci manca. Ah, la piuma! Ho capito. Strano, perché capire io ci vedo se buttate. Salve! Credo mi piace proprio il cazzo, sa? È molto brutto. È molto brutta lei. Vai, vai, spacca il culo. Ok, l'ha spaccato il culo. Qui tutto ghiacciato. E qui non mi sembra ci sia niente. Forse troveremo più avanti il metodo di spaccare il ghiaccio. Perché adesso, come adesso, non c'è modo. Va bene.
E quindi andiamo avanti. Allora, cosa... devo trovare qualcuno che vuole un pasto caldo. Dai, dai, gente, a me. Vediamo. Oggi già deve fare fila. Una volta deve... Ok. Vale la pena. Ok, non sei te che vuole il pasto caldo. Tu sei... No, tu sei quello che rompe le sue palle. Scusate, sto pensando. Ok, qui non c'è niente. Il tipo è qua. Che voglia lui il pasto caldo? Ok, non è lui. Vacanza, ma partita, i fa bambana, no? No, mi sembra quella mappa, ragazzi, 1666 è brutta cosa, però questo, infatti non ha, no, mi sembra quella mappa, non mi ricordo assolutamente chi me ne vedeva, penso lui l'ha, così a naso, qui, me lo dici chi sei? È che non me lo fa neanche vedere. Che adesso? Mi ha raccontato delle storie, quelli che come voi un tempo vagavano su queste terre dove mi chiamavano straniero. Bada bene, non mi sto lamentando, avevo quasi dimenticato la sensazione del terreno morbido alle mani. Tuttavia ancora non mi sembra casa. Hai trovato dei semi di spirito? Io non capisco. Luna blu. A differenza dei loro parenti stretti, i caccialuce, questi fiori pendenti, traggono la loro energia dai raggi della luna. E quindi mi costa, non c'è scritto. Non ho capito un cazzo, scusatemi. Vediamo. Come la luna ha effetto sulla marea, anche queste curiose piante sembrano avere una certa capacità di attrazione. Ne avevamo sempre un mazzolino sulla tavola quando vivevamo nella nostra piccola capanna. Erano i fiori preferiti da mia madre. Ti va di coltivare qualche altra pianta? Ah, non ho capito un cazzo di come ho fatto a tenerle, però mi fa tanto piacere che debba venire da lui. Nuova missione secondaria. Ok, meno male che me lo dà. Ti sta coltivando. Aiuta a ripristinare la flora delle radure delle sorgenti. Chissà come, non lo so. Però me lo dirà. Sono tanto felice di aver tante di queste missioni. Ma tanto rincoglionito perché non capire cosa fare. Allora. Opla. Vediamo un po'. Io adesso scenderei un attico. Opla. Vediamo se te volevi la zuppa. No, questo diceva solo che ci ha aiutato. Sono un po' confuso. C'è tanto ancora da esplorare. Però a questo punto mi dirigerei. Lo farei. Anche se vorrei andare tanto qua. E qua finalmente. E poi ci manca qua. Effettivamente è tanto che devo fare. Sto pensandoci sopra, scusate. Facciamo così, adesso vado, mi teletrasporto qua, off camera vado là e poi ci vediamo direttamente, così vi racconto. A dopo. Bene ragazzi, sono qua esattamente, sono arrivato qua, sono andato nell'acqua, vedete il percorso è questo qua. Sono andato qua sotto e sono arrivato a prendere finalmente questo frammento. Dio, si lo date tutti i santi. Ce l'abbiamo faccionata. Ci faccio vedere la strada, così almeno la vedete. Era molto semplice. Vedete, siamo qua. E tanti saluti. Adesso proseguo. Opla. Per andare dove avevo detto. Accidenti, ok. E così siamo a posto. Devo proseguire dall'altra parte. Ovviamente ho sbagliato, però devo andare di sopra per andare qua.
e ci voglio andare, quindi fra poco vedremo come fare. A dopo. Che ragazzi, sono qua la sorgente dove avevamo preso il teletrasporto, dove eravamo entrati nella porta questa qui, perché c'era una zona di acqua ed ho preso un... volevo fermarmi prima, non ce l'ho fatta. Ho preso una pietra, la pietra dello spirito, quello lì che servono per... a tipo che ne servono 6. E quindi siamo a posto. Qui non mi sembra ci sia altro per il momento. Penso di aver fatto tutto. Sì, abbiamo fatto tutto. Mi ero proprio scordato di andare a vedere lì. Vabbè, pazienza, amen. Scusate, ma... ok, sembra che abbiamo fatto tutto. Adesso guardo velocemente, ma mi sembra proprio di sì. Qua non c'è modo di andarci. Vediamo se c'è qualcosa qua, ma dubito. Poi siamo a posto. Ok, possiamo andare anche via da qua. Che sono contento che abbiamo fatto tutto. Andiamo giù. Porta, vai. Così faccio dire ancora dove siamo e devo andare a prendere quel frammento là. Che però così non ci riesco. Sono abbastanza sicuro. Quindi io farei così. E vedrei se c'è la possibilità da qualche altra parte. È un bel problema perché non ho proprio capito dove si possa andare. Ok, e qui effettivamente si sale, però non mi dà nessuna indicazione su come arrivare di qua, vedete? C'è un'ascesa da panico, ho fatto una discesa veramente brutta. Ok, ce l'ho fatta, accetti. È una discesa veramente brutta che ho fatto. Allora, vediamo un po' di risalire. Il problema non è salire, il problema è proprio che non so andare avanti da qui. Non c'è proprio verso di andare lì. Per quanto posso provarci, non ci riesco. No, non c'è proprio niente. Quindi rimane un'incognita. Andare a sinistra potrebbe essere la soluzione. Allora, vediamo un po'. Andiamo di qua. Cerchiamo di non esagerare. Vediamo un po' in linea d'aria dove siamo. Siamo più o meno in linea d'aria bene. Ok, ci siamo. Vediamo cosa porta per questo. Un gran casino a quanto pare. Acqua, per fortuna pulita. Qualcosa qui non c'è un cazzo. Ok, non so. Ok, accidenti. Non so. Purtroppo. Ok. Oh, prendiamo questo prima che sia tardi. Non è che mi chiedi delle cose proprio che sia da passeggiata nel bosco, eh? Cazzarola. Non era proprio quello che volevo fare. Che cazzo! Oh. Interessante, per carità, eh. Ok. Calma, rilassati. Ce l'abbiamo fatta. Arrivare in alto. Ok. Oh, cavoli. E questa è una sfida. Oh. Cavoli. È stata dura. Ricompensa. Oh. Io devo andare, cioè fatemi capire, devo andare qua per iniziare. Questo è il finale, sarà un bel dito in culo, lo dico subito. Allora, fatemi capire. Ok, fatto. Cosa mi hai dato? Me lo sono già dimenticato.
era qualcosa. Questo aggancia un nemico per saltarlo. Aggancia un nemico per saltarlo. Rampino ultra. Oh, interessante. Questo mi piace. Allora, lo facciamo nel prossimo episodio. Va bene ragazzi, ci salutiamo qui, per questo video è tutto. Vi invito come al solito, lascia un like, commento, se piace, se non vi sapete cosa ne pensate, potete sapere sotto la Siva. Ciao ciao.